comunità crotonese si è stretta intorno alla famiglia di Giuseppe Parretta, il 19enne ucciso nel pomeriggio di sabato nella sua abitazione con una fiaccolata silenziosa. Il tantam è nato sui social network nelle ore successive all'apprendimento della notizia ed è sfociata in un mare di gente che, silenziosamente, si è riversata per le vie del centro fino alla Basilica Cattedrale, dove si è tenuto un momento di preghiera. L'appuntamento è stato fissato nella centralissima Piazza della Resistenza, dove è stato grande l'abbraccio alla madre di Giuseppe, Katia, standole vicino in questo momento orrendo. Tanta la commozione di tutti, non solo dei familiari della vittima, ma anche i suoi compagni di classe, gli amici e anche i ragazzi della Curva Sud, tifosi del Crotone Calcio. Presenti le istituzioni, in primis il sindaco Ugo Pugliese, che ha voluto stare accanto alla famiglia e alla madre Katia, come uno dei tanti cittadini accorsi a questo doloroso appuntamento. Una fiaccolata che ha percorso il corso cittadino fino ad arrivare in piazza Pitagora e poi in piazza Duomo, dove Don Serafino Parisi, parroco della Basilica Cattedrale, ha officiato un momento di preghiera in ricordo di Giuseppe, una vita spezzata per futili motivi. Tanto il dolore, tanta la rabbia, ma anche tanto il silenzio. Un silenzio che vale più di mille parole e pensieri, ma che purtroppo non darà indietro Giuseppe, un angelo salito in cielo troppo presto. Nella mattinata di domenica, in concomitanza della conferenza stampa convocata dalla questura per chiarire i dettagli dell'omicidio, il sindaco pugliese ha riunito la giunta in seduta straordinaria a seguito dell'evento delittuoso. Ciò che è emerso è la conferma del lutto cittadino nel giorno dei funerali, ma anche che il comune si costituirà parte civile nel procedimento penale che vedrà imputato Salvatore Gerace e si farà carico delle spese del rito funebre. Giuseppe Laratta per la CNews 24. Questa mattina sono andata, ho avuto il via per procedere con la biopsia e mi consegneranno il corpo e noi provvederemo a fare il funerale entro mercoledì mattina. Da mezz'ora gli era stata portata la moto che aveva comprato con i suoi sacrifici, perché mio figlio era un ragazzo meraviglioso che andava a lavorare per crescere insieme a me e gli altri due bambini. E noi eravamo una squadra e lui era il mio principe, il mio compagno, il mio confidente, il mio tutto. È arrivato questo vicino di casa con la pistola alta in mano, ha incominciato a sparare e ha puntato sulle gambe di mio figlio, atterrandolo. Ma com'è possibile che una persona che ha finito abbia una pistola in canna in casa? Allora la mia domanda è questa: chi ha la responsabilità di tutto questo? Quindi chiedo alla prefettura di Crotone di vigilare ancora meglio, alla sorveglianza tutta, anche a livello nazionale. Lei continuerà ovviamente con il lavoro dell'associazione? Certo, io continuerò ancora con più forza, perché mio figlio avrebbe voluto così. Ma non difenderò solo le donne vittime di violenza, io difenderò adesso mi batterò contro la mafia. Ma no, contro la mafia pulita, perché i mafiosi non avrebbero mai toccato un bambino, perché lui era un bambino e non sarebbero mai presentato davanti a un'altra persona senza una persona disarmata. Io mi batterò contro i vigliacchi, contro i mafiosi listofanti, contro gli spacciatori, contro gli assassini. La fiaccolata, mi chiedevi. Io sono fiera di essere una crotonese. Sono fiera del risultato che ha portato la fiaccolata di ieri, perché ieri ho visto la grande risposta che ha dato alla città, quella pulita. 11 anni.21 indagati, tra cui 11 destinatari di misure restrittive ed una frode da 1 milione di euro. E la Guardia di Finanza, grazie ad un'indagine coordinata dalla Procura di Crotone, a disarticolare una presunta gang criminale dedita al contrabbando di prodotti petroliferi. Una gang, emerge dalle indagini delle Fiamme Gialle, che avrebbe immesso sul mercato illegale 1.400.000 litri di pseudogasolio. L'input all'investigazione giunge il 4 aprile del 2016, quando un'autocisterna polacca viene fermata e poi sottoposta a sequestro nel territorio di Cutro. Le Fiamme Gialle pitagoriche iniziano così ad indagare su scala internazionale e scoprono fiumi di idrocarburi alterati destinati al mercato italiano, attribuiti a società fantasma o ignare. Si tratta di una miscela energetica fabbricata in Polonia, venduta nella Repubblica Ceca, fiscalmente assimilabile ad olio lubrificante, ma poi commercializzata come gasolio, con evidenti illeciti guadagni.
Al centro della rete un gruppo residente a Torretta di Crucoli, ma già operativo in altre regioni italiane, Toscana, Lombardia, Emilia, Puglia e Friuli. Contestata l'associazione a delinquere e reati fiscali e le attività investigative continueranno al fine di decifrare per intero il sistema di concorrenza sleale che minaccia gli imprenditori onesti nel settore degli idrocarburi. Da Crotone per la CNews 24. Quella che vedete è la centralissima via Leonardo da Vinci su cui si affaccia lo storico liceo Tommaso Campanella. Invasa da rifiuti, non solo umido, plastica e vetro, ma anche da materiali ingombranti e rifiuti speciali. E non è che un caso emblematico. A Lamezia Terme, in questi giorni, è piena emergenza. Dal centro alla periferia, passando per Nicastro, Sant'Eufemia e San Biase, non c'è angolo in cui i cassonetti non siano stati riempiti fino al collo e non abbiano ai loro piedi un tappeto di rifiuti di ogni genere. Anche nelle strade a scorrimento veloce, come via Scarpino, i sacchetti arrivano ad invadere la carreggiata, diventando pericolosi anche per la circolazione. Il nodo è nell'impianto di trattamento di San Pietro Lametino, gestito dalla Daneco. Quando questo si riempie, i camion non possono più scaricare, rimangono bloccati lì per giorni, anche settimane, mentre la raccolta in città si ferma. Ma ad aggravare la situazione c'è anche lo stato di agitazione proclamato dai lavoratori della Lamezia Multiservizi. La società partecipata del comune, il cui stato finanziario è sempre stato in equilibrio precario a causa dell'ingente mole di crediti vantati con gli enti per i quali eroga servizi, è pronta ad incrociare le braccia e rivendica la mancata retribuzione della tredicesima mensilità e di dicembre 2017, oltre a 4 anni di arretrati di buoni pasto. Lo sciopero sarebbe come pioggia sul bagnato, rischierebbe di mandare completamente al collasso una situazione rifiuti che già ora è in piena emergenza. Tiziana Bagnato per la CNews 24. Dopo la fiaccolata di domenica scorsa, la comunità crotonese ha partecipato in massa ai funerali di Giuseppe Parretta, il 19enne ucciso con 2 colpi d'arma da fuoco nel pomeriggio di sabato 13 nella sua casa nel centro storico, davanti alla madre, ai fratelli e alla fidanzata. Un corteo di alcune migliaia di persone ha voluto dare l'ultimo saluto al piccolo angelo salito in cielo troppo presto, stretti nel dolore di chi ha perso un amico, un fratello o un figlio di questa terra. Troppe le lacrime e la rabbia che si percepiva durante il tragitto che il feretro ha percorso, partito dall'obitorio dell'ospedale San Giovanni di Dio per le vie principali della città. Una folla silenziosa ha accompagnato Giuseppe fino all'altare della Basilica Cattedrale. Tanta lo ha aspettato in Piazza Duomo, dove Don Serafino Parisi ha celebrato il rito funebre. Un'omelia molto intensa quella predicata da Don Serafino, che ha lanciato messaggi di conforto alla famiglia, ma anche un monito ai tantissimi ragazzi presenti. Che questo sacrificio di Giuseppe serva per una rivoluzione pacifica contro il male che attanaglia la città intera e che i giovani stessi possano essere il fiore del futuro. Un futuro bello e colorato, come quello che Giuseppe stesso stava per vivere. Tanti palloncini bianchi e blu che hanno colorato questa giornata grigia e ventosa che ha abbracciato Crotone, che ha salutato per l'ultima volta un suo figlio, ma che non scorderà da domani. Giuseppe Laratta per la CNews 24. Dici capitale della cultura e pensi subito a Matera, la città dei Sassi, che da vergogna nazionale, simbolo di povertà estrema negli anni 50, è divenuta patrimonio dell'UNESCO e oggi rappresenta un pezzo d'Italia di cui andare orgogliosi. Dici capitale della cultura e a Vibo Valentia invece non ci pensi proprio, perché in questo caso non è il passato che manca, glorioso e rilucente dagli anni 70 sino all'inizio degli anni 90, ma è il presente che proprio non va, con un declino lento, inesorabile e distruttivo che negli ultimi 20 anni ha ridotto ai minimi termini le ambizioni di protagonismo culturale di questa città. Non sorprende, dunque, che tra le 10 che si contenderanno il titolo di capitale italiana della cultura non ci sia Vibo, la cui candidatura era stata avanzata da un comitato costituitosi ad hoc ed era sostenuta dall'amministrazione comunale. Secondo quanto comunicato dal Ministero dei Beni Culturali, in corsa rimangono ora solo Agrigento, Bitonto, Casale Monferrato, Macerata, Merano, Nuoro, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Treviso, che hanno dimostrato di avere più carte da giocare delle altre 21 città, tra cui Vibo, che hanno partecipato al bando dello scorso maggio.
un'iniziativa che era stata accolta dai più con scetticismo e velenose stilettate di sarcasmo, ma anche nella consapevolezza che avrebbe potuto rappresentare un momento di confronto sul rilancio della città, come in effetti è stato. Una provocazione, insomma, che ha avuto il merito di portare alla ribalta il tema della promozione culturale, anche se il risultato finale era purtroppo scontato. Enrico De Girolamo per la CNews 24. Risultava irreperibile dal luglio del 2017 Veronica Morosan, badante sessantenne di origini romene, arrestata con l'accusa di aver percosso e maltrattato ripetutamente l'anziana della quale era stata assunta a prendersi cura. 7 mesi di sevizie, immortalate dall'occhio impietoso della telecamera installata dai carabinieri della compagnia di Reggio, che di concerto con la procura hanno condotto le indagini e posto fine alle violenze operate sulla donna di 84 anni, inerme sotto i colpi della badante, che ora dovrà a rispondere di maltrattamenti, lesioni, percosse e minacce. Qualche tempo dopo, la figlia dell'anziana aveva notato alcuni lividi sul corpo della madre. Interrogata sulla causa delle ecchimosi, la badante aveva dato risposte evasive che non avevano convinto i familiari. Era così scattata l'indagine dei carabinieri, che hanno agito sotto traccia installando all'interno dell'abitazione della donna una telecamera. Un espediente che ha permesso di inchiodare la badante alle sue responsabilità per comportamenti definiti di crudeltà e disprezzo significativamente lesivi della dignità umana. Loredana Colloca per la CNews 24. La Blue Whale questa volta non c'entra nulla. Il nuovo fenomeno dell'autolesionismo tra adolescenti si chiama cutter. Gli amici si sfidano ad infliggersi tagli con lamette e pezzi di vetro sulle braccia e sulle gambe, magari per postare le foto delle loro imprese sui social. Prove di coraggio dentro e fuori dalle classi scolastiche. Nel Cosentino un insegnante ha colto alcuni segnali preoccupanti tra gli alunni, scoprendo che 5 di loro si dedicavano a questa crudele pratica, e ha allertato i genitori, ragazzi tra i 12 e i 14 anni, frequentanti un istituto di un piccolo centro dell'area urbana su cui vige il massimo riserbo tenuto conto della loro tenera età. Dobbiamo dire che è un fenomeno abbastanza frequente tra gli adolescenti, ma è un modo che loro trovano, quello di ferire il loro corpo per gestire il loro mondo interno e le loro emozioni. Nel caso specifico credo che era una dimostrazione tra di loro, per cui un gioco, ma sempre tendenti a modulare le relazioni all'interno del gruppo. Quando i genitori si accorgono di questi comportamenti, se vuole distruttivi, dovrebbero non colpevolizzare i loro figli e comunque essere molto attenti e cercare di capire da dove nasce il disagio. Spesso incontriamo situazioni di traumi psichici, fisici, sessuali alla base di questi comportamenti, che sono anche legate ad altro tipo di dipendenze. Quindi sono comportamenti che ormai all'interno della fascia adolescenziale sono dei modi che loro utilizzano per gestire le emozioni negative. Salvatore Bruno per la CNews 24. Giorni tormentati per tutti gli schieramenti politici. Tra paura di perdere e corsa disperata sul carro del vincitore, le lotte intestine sono senza quartiere e saranno decise al photo finish fissato per il 29 gennaio. Nel PD continua la corsa ad evitare i collegi uninominali e quasi nessuno dei big ancora è certo della ricandidatura. Oliverio, a Roma, continua a negoziare per Enza Bruno Bossio e Bruno Censore, ma il risultato è ancora incerto. Marco Minniti, al proporzionale in altra regione, potrebbe essere chiamato a correre all'uninominale nella sua Reggio. E sempre in riva allo stretto, potrebbe essere data una casella alla lista della Lorenzin, affidata a Nico D'Ascola. E se per il segretario Magorno dovrebbe esserci posto nel listino, sono scese le quotazioni di Angela Marcianò. Guccione, in quadro Orlando, dovrebbe correre all'uninominale a Cosenza. Anche nel centrodestra la partita è complicata. Oltre alle candidature blindate per Roberto Chiudo e Iole Santelli, poco altro è stato deciso. A Reggio aspirano Cannizzaro, Nicolò, Bilardi e Foti, mentre a Cosenza c'è da risolvere il rompicapo legato alle decisioni di Tonino Gentile, al quale è legato anche il destino di Pieraiello a Catanzaro. I nomi caldi per Fratelli d'Italia sono quelli di Orso Marzo e Ferro, per la quarta gamba quello di Pino Galati, mentre per Liberi e Uguali l'unica certezza è legata al nome di Nico Stumpo. Per i 5 Stelle, infine, si aspetta l'ufficializzazione dell'esito delle parlamentarie dopo le mille polemiche. Riccardo Tripevi per la CNews 24. Anche se andate nell'ospedale di Serra San Bruno, preparatevi a pregare, ma in giornate di particolare sovraccarico scordatevi di poter piangere in assoluta tranquillità. La gente è abituata ad avere tutto in maniera soft, diciamo, no? Si è vista all'improvviso questo
quindi ha fatto un po' di casotto perché ognuno voleva la sua privacy. Trambusto in un obitorio troppo stretto, perché quando nei luoghi di cura si aprono i cancelli della morte, quel mix tra dolore e pastoie burocratiche da firmare, se affrontato in stanzette come questa, finisce col fare notizia. Ma quanto è grande l'obitorio? 6 metri, 7 metri. E di solito quante bare va? Mattina. 3. Statistica giornaliera doppiamente mortifera e bare in surplus che erano arrangiate a terra tra questi corridoi. Qua non si tratta di una salma, si tratta di essere 5 o 4 o 5 salme, quindi è normale che sia un'emergenza. Nera emergenza in un ospedale di montagna salvato e ristrutturato, spendendo ingenti risorse per un efficientamento energetico che però lascia i familiari dei defunti privi di aria idonea. E per questo dovete parlare con la direttrice, che lei vi dirà che hai fatto la lettera oppure la cosa. Insomma, non c'è la lettera. Non c'è oggi. Anche a Serra San Bruno, dove dicono di aver segnalato da tempo all'ASP la ristrettezza di questa stazione dolorosa, protestano tutti, insomma, e non resta che fare gli auguri alla sanità morente e le sentite condoglianze per una burocrazia senza pietà per vivi e morti. Agostino Pantano per la CNews 24. Mafiosa io? Magari lo fossi. Arriva a sfogarsi così la signora Mimma Panzitta, ma in realtà la reazione ai soprusi che da mesi subisce assieme ai suoi familiari è fatta di denunce. A Caroniti di Ioppolo, ai piedi del santuario della Madonna del Poro, per Mimma, la sorella liberata e il cognato Vittorio, è stato fin qui inutile proteggersi con i cani e le telecamere piazzate intorno alle case di questi agricoltori che vivono senza lussi. Tutti gli attentati delle campagne, degli animali. E su di nuovamente un'altra macchina a casa mia, di fronte a casa mia, il vetro di casa di mamma mia, la casa di mia sorella. Hanno anche aggredito il figlio della signora in una lunga escalation di attentati, anche con bombe, l'ultimo dei quali porta ancora i segni a terra. Alla fine non so se vogliono i terreni, cose che vogliono, so solo che continuo solo con i danni e basta. Calabria drammatica tra questo pugno di case appartate, dove chi subisce fa i nomi e cerca risposte di giustizia. E le forze dell'ordine questo ce l'hanno scritto nel loro computer e tutto quanto. Il perché non agiscono io non lo so. Esasperazione montante, ma la fiducia di Mimma, che spera di non dover diventare mafiosa, si esprime andando e venendo dai carabinieri di Ioppolo. Quindi credete ancora nelle indagini che sono in corso? Io spero di sì. Agostino Pantano per la CNews 24. Il rito dell'uccisione del maiale per raccontare con un linguaggio aspro, brutale ma efficace le circostanze della morte di Santino Panzavella. Il monologo di Angelo Colosimo a tratti fa venire la pelle d'oca, il suo spettacolo svela una delle storie di 'ndrangheta più agghiaccianti degli ultimi anni. Nel 2003 Panzavella scomparve nel nulla da Aconia di Coringa, nell'Ametino. Per la giustizia non ci sono colpevoli, ma la madre sul palco al termine della serata non ha dubbi sulle responsabilità delle cosche locali. È stata una punizione esemplare per aver intrapreso una relazione con la moglie di un boss. E perché si amavano. Il marito non c'era e si era impagliato con questa donna. Il dramma si intreccia con la performance personale di Colosimo, in grado di mantenere alto l'interesse del pubblico dell'Acquario di Cosenza. Toccare l'andrangheta significa sbattere in faccia la realtà alle persone in maniera cruda, far vedere a volte alcune cose che gli altri magari non riescono a notare. Con la regia di Roberto Turchetta, questa pièce si inserisce nella stagione di teatro socialmente impegnato organizzata da Matiosca e dal Filo di Sofia. Si provocano delle reazioni virtuose tra attori, scrittori, registi. Ci è venuto in mente di coinvolgere un po' di persone che già conoscevamo e di buttare anche l'occhio fuori dalla Calabria, la Puglia, il Lazio, la Sicilia e creare una rassegna. Salvatore Bruno per la CNews 24. Io mi trovo proprio qui davanti il cinema Vittoria di Locri, dove ieri sera un uomo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in transito lungo la statale 106, mentre la compagna, una donna, è rimasta gravemente ferita e tuttora risulta ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Cosenza. Subito con la cronaca, la coppia era venuta proprio ieri sera in compagnia di alcuni amici qui nella Sala Rossa alle mie spalle per vedere l'ultimo film di Carlo Verdone all'uscita
dal cinema sono stati travolti da una Mercedes classe B condotta da una persona che risulta residente nella Locride e che tuttora risulta indagato per omicidio stradale. C'è da dire che sia il titolare del cinema sia molti residenti qui in via Cristoforo Colombo hanno più volte segnalato alle autorità competenti la pericolosità di questo tratto di strada. Stiamo parlando di un tratto di strada rettilineo, stretto e scarsamente illuminato in notturna, ma soprattutto in pieno centro abitato. C'è tanto sgomento, c'è tanta tristezza non solo qui a Locri ma anche a Siderno, la città dove l'imprenditore Pasquale Sgotto, la vittima di questo incidente stradale, titolare di un'agenzia di pompe funebri, è rimasto ucciso. Signore e signori, benvenuti nel nuovo teatro di Locri. Anzi no, benvenuti nella chiesa del Giubileo della Diocesi di Roma. E sì, le cose sono un po' confuse, perché è davvero sorprendente la somiglianza tra i due edifici. Da una parte è una chiesa romana realizzata nel 98 in vista del Giubileo, dall'altra, a circa 700 km di distanza, il nuovo teatro di Locri, inaugurato ieri dopo un'attesa di oltre 10 anni e una spesa complessiva di circa 1,5 milioni di euro. La prima, la chiesa, è stata progettata da un famosissimo architetto statunitense, Richard Meyer, quello che per intenderci ha progettato anche il Museo di Arte Contemporanea di Barcellona, il Getty Museum di Los Angeles e il complesso della Rapacis a Roma. L'altro edificio, il Teatro di Locri, è stato realizzato su un disegno dell'architetto Marcello Mazza di Cosenza, dove è anche segretario del rispettivo ordine professionale. Due professionisti separati letteralmente da un oceano, quello atlantico, ma incredibilmente simili nelle intuizioni architettoniche. Almeno così pare. Sono uguali, hanno esclamato in tanti. Proprio uguali no, a dire il vero. Non ci azzardiamo ad affermare chi abbia copiato chi. Magari è solo una coincidenza. Un'incredibile coincidenza. Resta intatta, però, la soddisfazione della città di Locri, che, dopo tanti anni, ha finalmente il suo teatro. E poco male se assomiglia ad una chiesa. Enrico De Girolamo per la Gnews 24. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie. La Cnews 24, edizione giorno alle 14 ed edizione sera alle 20:30. La Cnews 24, la Calabria che fa notizia.